Presidente Fedaroli, buongiorno. Siamo in attesa degli ospiti di oggi. Sono due presidenti di municipio, Cristina Maltese e Andrea Catarci, e insieme con loro avremo il consigliere comunale Paris, peraltro delegato anche nell'area metropolitana, nella costituenda area metropolitana, con un incarico piuttosto importante perché riguarda, come dire, gli assetti programmatici della nuova istituzione che appunto si chiamerà l'area metropolitana di Roma, ma che nel contempo, nella veste di consigliere comunale, che come sapete c'è una fase nella quale entrambe le questioni vengono a ricadere sulla stessa persona, è stato il presidente di quella commissione che ha messo in essere, studiato e cercato di portare avanti anche con una certa speditezza la riforma dei municipi, nel senso di dare quel potere ai municipi che da tanti anni in questa trasmissione noi diciamo può rappresentare una svolta nell'ordinamento della nostra città per una sua maggiore funzionalità. Quindi oggi il nostro tentativo, speriamo che siano presenti tutte e tre, mettiamo a confronto due presidenti di municipio, peraltro uno del PD e l'altro di SEL, con chi è stato il manovratore dei nuovi assetti e degli ipotetici nuovi assetti istituzionali che riguardano i municipi. E quindi sarà interessante capire se questa nuova indicazione, che nasce appunto dallo studio portato avanti da Gianni Paris, proprio nella sua qualità, lo ripetiamo, di presidente di commissione di Roma Capitale, delegato invece per la città metropolitana, dicevo, c'è un altro incarico piuttosto importante che è quello della pianificazione strategica e territoriale e del bilancio. Quindi siamo, come dire, in uno dei punti fondamentali proprio che riguardano il nuovo assetto, la nuova ipotesi di questa nuova istituzione, che speriamo, insomma, si faccia anche presto. Vedremo anche che cosa significano le nuove decisioni che dovrà prendere la Regione riguardo appunto all'assetto dell'area metropolitana. Ciò detto, nel corso della trasmissione manderemo in onda anche un servizio che abbiamo realizzato stamattina su quella che possiamo dire la definizione della questione di via Genzano. Ricorderete la voragine che si era aperta in quella strada circa oltre 2 anni e mezzo fa circa, che ha creato tutta una serie di disagi all'attività commerciale, alla viabilità. Siamo in una zona ad alta intensità abitativa e anche in alta intensità costruttiva, per cui insomma questa vicenda ha posto molti molti problemi. Stamattina si è reinaugurata questa nuova viabilità, vedremo nel servizio, c'è stato qualche malessere tra i cittadini per quanto riguarda il ritardo rispetto alla soluzione, ma lo commenteremo nel momento in cui avremo pronto il servizio che abbiamo realizzato proprio appena mezz'ora fa. E nel frattempo diamo un'altra notizia che ci dà Viviana e poi in attesa degli ospiti. Nel frattempo, in attesa degli ospiti, appunto parliamo di sanità che pare tornare ad essere un'eccellenza nella Regione Lazio, nonostante i limiti imposti dal piano di rientro, come ribadiva anche stamane il presidente Zingaretti, che abbiamo incontrato al Policlinico Umberto I, policlinico che è un'eccellenza nella nostra regione e che lo è anche a livello nazionale in tutta Italia, perché ha registrato in questi giorni ben tre vittorie, l'apertura di tre reparti assolutamente unici nel loro genere e totalmente autofinanziati, il primo dei quali è l'unità complessa per la cura dei disturbi del comportamento alimentare. È stato inaugurato nella giornata di ieri e si tratta della prima struttura pubblica di comparto. Il resto, per quanto riguarda questa malattia così insidiosa che è l'anoressia e il cui rovescio della medaglia è la bulimia, è purtroppo una malattia, una cura completamente affidata al comparto dei privati. Quindi la grandissima vittoria di settore in questo genere è proprio il fatto che presso il Policlinico Umberto I sia stata aperta una struttura operativa che prevede ben 20 posti letto per il ricovero e per la cura totale multidisciplinare delle pazienti. Quindi per quanto riguarda sia l'aspetto fisico vero e proprio della malattia, sia quello mentale, la cura dell'alimentazione e poi il supporto offerto dai professionisti.
professionisti, dagli psichiatri, dagli psicologi, che sarà totalmente gratuito. Questo è l'aspetto che ci lascia più soddisfatti per quanto riguarda l'emergenza anoressia e bulimia. E soprattutto ieri abbiamo incontrato non solo le pazienti, perché si trattava di un'inaugurazione, ma anche di un incontro abbastanza anche avvolgente tra dottori, pazienti e familiari dei pazienti, perché lo ricordiamo, come ci diceva anche ieri il dottor Domenico Alessio del Policlinico Umberto I, si tratta di una malattia che non colpisce solo le pazienti in senso stretto, ma anche e soprattutto i familiari. È una malattia che colpisce tutto il nucleo, quindi familiari che non sanno come comportarsi, familiari che ci hanno detto che senza questo tipo di struttura, soprattutto pubblica, non avrebbero mai potuto regolarsi né curare le loro figlie in questo caso, perché si tratta di malattie che purtroppo colpiscono ancora in grandissima percentuale le donne, quindi il sesso femminile, e non c'è età. Abbiamo parlato molto di questa malattia, abbiamo parlato soprattutto di quella che è l'accettazione sociale, che poi si riflette nell'accettazione personale di se stessi. Quindi, come ricordava il dottor Alessio, si tratta di un disturbo che va curato con il supporto sinergico di molti professionisti. In merito al Policlinico Umberto I, abbiamo assistito oggi all'inaugurazione del reparto procreazione medicalmente assistita e del reparto di ginecologia oncologica. Nel frattempo diamo il benvenuto ai nostri ospiti, nei nostri Gianni studi. Paris, Andrea Grazzi, Buongiorno. in attesa Gianni Paris, il presidente lo lasciamo in mezzo, Mezzo. Sì, accadarci magari vicino a me, così come no, volentieri. Fra due laziali. Tra due laziali vanno messi. C'hai questa sofferenza oggi, no? Però la prima sofferenza andiamo subito a piede teso. Campagna acquisti, no, punto sul campionato. Campagna acquisti direi proprio un vero e proprio derby, visto che abbiamo letto l'altro giorno c'è stata un'iniziativa della Presidente Maltese, che peraltro è coordinatrice in questo momento dei presidenti dei municipi. Pari, se facciamo una parentesi politica prima di entrare sulle Ma questioni che anch'io riguardano. vorrei parlare di Ah, politica, perfetto, sono abilitato, sei abilitato, faccio bene. il tecnico. Ecco, abbiamo letto questa iniziativa alla quale la Maltese sollecitava i colleghi presidenti in una iniziativa in difesa di Marino. Cadarci invece ha detto, cioè, no, io non sono d'accordo, almeno io sintetizzo giornalisticamente, ci spiegherai te perché non hai voluto firmare. O questo si può correlare con quanto sta accadendo nelle ultime ore, almeno dai rumors che arrivano da lontano, nel quale sembra in discussione la posizione del vice sindaco con una sostituzione che dovrebbe avere addirittura il presidente del PD al posto di Nieri. No, tanto lì ho parlato da presidente di municipio, non sono abituato a fare dichiarazioni da forza politica utilizzando la carica che ricopro. La riflessione era molto semplice. Tanto io avevo fatto un comunicato il giorno prima, perché le parole di Renzi erano del giorno precedente. E soprattutto quello che non mi convinceva del comunicato che gli altri presidenti hanno deciso di mandare era voler prendere le parti del sindaco Ignazio Marino tutto su un presupposto di baluardo etico-morale della città e soprattutto senza mai citare il presidente del Consiglio. Allora, io penso che se uno deve dire una cosa, la deve dire, no? Allora, Marino e la sua giunta sono un baluardo etico-morale importante per questa città, è un loro merito. È un loro indiscusso merito, le inchieste lo stanno a dimostrare. Non c'è questo sindaco, questa giunta. Se pensiamo che il precedente è indagato con 416 bis per associazione mafiosa, è chiaro che è un bel merito e quindi è un elemento a loro vantaggio. Altrettanto vero è che la novità di quel giorno era che il presidente del Consiglio praticamente dava una botta pesantissima all'amministrazione capitolina. Prima dicendo che si andava a votare anche a Roma nella prossima primavera, aggiungendo Roma all'elenco delle città per cui sono previste le elezioni, e poi specificando che Marino deve andare avanti, ma se è capace. Allora, io penso che se i presidenti di municipio davvero, come ho pensato di fare col mio comunicato, volevano mettere una parola di chiarezza, non necessariamente a difesa di Marino e della sua giunta, ma per Roma, dovevano dire al presidente Renzi: ma davvero pensi
che questa città debba essere commissariata e debba andare al voto in primavera, per qualunque ragione, o per l'inchiesta Mafia Capitale o per un altro elemento di valutazione che hai da Presidente del Consiglio e che non ci dà noi, perché oggi questa città, anche l'opposizione del governo nazionale, per di più esplicita, non la può sopportare, no? Tra indigenza di risorse, Mafia Capitale, un piano di rientro folle, il MEF, il Ministero dell'Economia, no? Che dà l'ennesimo colpo di grazia dicendo che dobbiamo tagliare per forza i salari dei dipendenti, cosa che non dobbiamo fare, dico subito. Allora, su questo terreno è chiaro che le parole del Presidente del Consiglio sono come un macigno. E qual era la mia preoccupazione in più, per cui il comunicato l'avevo fatto subito, anche di getto? È che il Presidente del Consiglio ha fatto il sindaco pure, no? È stato sindaco di Firenze, ma che non lo sa che indicare a una macchina amministrativa già praticamente ferma come quella capitolina l'ipotesi di andare a votare dopo 10 mesi significa paralizzarla del tutto? Allora è chiaro che gli dobbiamo dire con forza di non giocare allo sfascio con Roma, anzi che Roma ha bisogno di un sostegno dal governo nazionale, quello in parte dovuto, in parte straordinario perché entriamo nel tornante del Giubileo. E poi soprattutto politico, di legittimazione, questa era la differenza, che non mi piaceva una difesa, Marino è onesto e basta. Volevo sentire Paris. Sì, no, io ho invitato a fare questa trasmissione per far qualcosa di più che i problemi che c'ha la posizione di Sella. Io volevo fare questa trasmissione. Visto che abbiamo qua due protagonisti che non fanno altro che da una vita chiedono il decentramento amministrativo dei municipi e chi l'ha messa prepotentemente all'ordine del giorno è sia il consigliere Paris, già presidente di un municipio, e sia Catarci che ha fatto la stessa battaglia. Ecco, di questo mi vorrei occupare oggi per sapere a che punto è il decentramento. Aspettavo l'avvocato Maltese che in questo momento mi comunica che è in giunta capitolina. Essendo coordinatrice, non siamo stati avvertiti perché, visto la posizione a difesa di Renzi dell'avvocato Maltese, Infatti approfittavo proprio dell'attesa sì, no, ma io adesso, non essendoci, devo chiedere anche il pensiero, perché nessuno dirà che Marino è fallito, perché non lo dice nessuno. A bassa voce lo dice Sella. A bassa voce lo dicono tutti i partiti d'opposizione e di maggioranze, compreso il PD. Però, visto che stanno sfasciando la città, tutte queste beghe, capitolina, mafia, non mafia, e tutto quello che ne comprende, noi dobbiamo parlare, ci accontentiamo di poco. Io vorrò anche sentire qual è la posizione, perché. E qua la dovrà spiegare Gianni e la dovrà spiegare Catarci. Da una riunione scaturì la posizione di Sella, che disse: noi questo bilancio non lo votiamo. Dopodiché lo ha votato. Allora io mi vorrei soffermare, a parte chiedere, stavo parlando con un parlamentare di Sella, che è l'onorevole Zaratti, per dire, spiegateci qual è la posizione vostra, sia nei confronti di Renzi che la posizione politica di Sella. Lo chiedo abitualmente a Catarci. Non so più quello, non sappiamo più che cosa deve pensare la gente. Adesso io, Catario, ve ne dico una che mi ha sconvolto, cioè non è che mi ha sconvolto. Il verano, pensa, diciamo che c'entra il verano, te lo spiego. Ho letto, finalmente, l'AMA ha sostituito 7 dirigenti. Non sapete chi era il dirigente del verano? Era un colonnello dei carabinieri.
è stato sostituito un anno fa. Ma se può sapere che dite? Che dite? Un anno fa aveva andato via, aveva messo ordine del Calderano. Era un colonnello dei carabinieri. Ma nessuno dice che è stato sostituito un anno fa. Ma non era questione di sostituire, perché l'impiccio, non lo so se è mafioso un dirigente o è mafioso il sistema, dei politici però. Poi ci saranno infiltrazioni, perché mi sembra Catarci, Gianni se n'è andato dal municipio, è andato là, mi sembra che avete chiesto la sostituzione di tutti, la rotazione di tutti i dirigenti, avete fatto? Abbiamo fatta per alcune posizioni. Ma fatela finita, ma che avete fatto? Ma che avete fatto? L'avete messo sulla carta, poi ancora non fate quello. Capito? E allora io guarda, mi sto arrabbiando perché la Maltese, che è la coordinatrice dei municipi, mi doveva avvertire che stava giù. No, io non me la prendo, non me la prendo con voi, da dove la conosco? Io ho voluto questa trasmissione, da un mese l'ho voluta. È vero, ci hai chiamato. Hai capito? E allora vorrei sapere qual è la posizione dei municipi, perché le lacrime vengono dai municipi. Allora, prendiamo questa telefonata, poi parliamo anche di quello che sta succedendo. Gianni, e Catarci lo sa, perché oltretutto la Presidente del Municipio è un'amica di Catarci, amica mia anche. Abbiamo fatto una battaglia per via Fregene. Via Genzano. Via Genzano. De via Genzano, che sta vicino a via Fregene, a tutti. Stanno quasi lì. I gruppettari a disturbare. Ci abbiamo messo 2 anni per ottenere quel risultato. E chi erano? Non lo so, io non lo voglio dire, guarda, forse di qualcuno in quella zona, là ci abita anche la moglie di Petroselli, qualcuno che ha contestato lo potevate fare 3 anni fa, ma non si sono accorti che per 25 anni hanno fatto vivere dentro le buche. Non posso dire il nome degli suoi amici, quelli. Ma trovato, non lo dice, è omertoso. 2 telefonate. Comunque c'è il servizio, lo stanno preparando, lo mandiamo. C'è il servizio, sì, ma così per farvi capire a che punto stiamo qua, allo sbando generale, di chi è responsabile da 30 anni, e se uno tenta di fare una cosa va più bene manco quella. Perché si fa? Si chiede. 2 telefonate, poi... faccio esporre che più calmo di me Gianni Paris. Pronto? Pronto, buonasera a tutti. Buonasera. Allora, signor Catarci, certo che è difficile una risposta a quello che ha chiesto Felli, ma la mia domanda è una, signor Catarci. Io non mi invento niente, ripeto soltanto. Allora, tra una conversazione telefonica tra Buzzi e uno che fa parte della banda, Buzzi a un certo punto dice: certo che se continua Marino a stare altri 3 anni ci mangiamo Roma. Ecco, mi può dare una risposta? Cioè, o quello diceva una cavolata o ecco, mi dia una risposta. Vabbè, abbiamo capito la domanda, però questa domanda va fatta a Renzi, che dice Marino non si tocca. D'accordo? L'altra telefonata. Pronto? Pronto? Sì, pronto? Buonasera. Sì, buonasera. No, ma infatti volevo parlare con l'ultimo telespettatore, non so che c'entra a Catarci, che gli fa una domanda da chiedere, che cosa c'entra Marino. Vabbè. Però... secondo me anche dottor Selli, lei oggi ha detto
in questi istanti c'è Renzi ha detto non si tocca, no, che Renzi ha detto se non siete capaci a comunque a mandare avanti una città o una regione andate a casa. Ma non è questo neanche il problema, questo è il problema, si devono dimettere tutti dal Senato alla Camera a tutta quanta ai comuni, perché tanto, ma perché devo sentir dire mafia capitale, che loro la mafia neanche la conoscono, che vuol dire per due ruppa galline, per questi sono ruppa galline, perché su tutte si ha detto anche lì qualche giorno fa. È un po' una situazione, ma ci sono veramente un euro a, ma certo, ma è normale che se faccio un euro per 100.000 persone è normale che il guadagno, il problema è un altro, il problema è dei giornalisti che ne parlano di questa situazione, perché non dovrebbero neanche parlarne, ma sa perché? Ma glielo dico perché questa è tutta pubblicità. Allora, se Marino, io abito a Roma, abito in una borgata bellissima poi di Roma, meglio dei Parioli, dico, ma se non è capace o comunque non riesce, a parte che Roma è sporchissima, ma tutta la gente che ha vicino questo signore, non è possibile mai, non si rende conto che a Roma sta succedendo il declino. Va bene, abbiamo capito il concetto. Abbiamo capito il concetto, la risposta così al volo che do io prima di Paris è che magari fossero due i rubagalline, il fatto che sono tanti più di due. A te Gianni, a che punto è il decentramento? La tua battaglia, potere ai municipi? Beh sì, come abbiamo cominciato a dire l'altra volta, è una battaglia che dura da tanto tempo, che ha visto protagoniste intere classi dirigenti, di presidenti di municipio, qualcuno pochi che ci credevano in Campidoglio. Oggi, però lasciami dire una cosa, perché sennò mi è fuori in testa. Tu prima hai detto, Sell dice sottovoce che Marino va bene, PD sì. Lo dice sottovoce. Boh, se ne dicono tante, però io penso che i romani dovranno dirlo ad alta voce fra un po', se Marino è andato bene o non è andato bene, no? Perché è chiaro che la situazione è assolutamente delicata, lo diceva prima Andrea Catarci, noi possiamo ad oggi, i romani possono avere dei dubbi sulla capacità amministrativa di questo sindaco, però difficilmente può dirsi, si può dire che non si tratti di una brava persona. Quindi siccome oggi, siccome il tema in discussione è la moralità e la legalità, perché se non ci fosse quello staremmo a parlare di buche, di chiusura o no, dei fori imperiali, se Malagrotta andava bene o andava male, cioè parlavamo di temi amministrativi, no? Quindi se oggi noi siamo tutti presi in maniera drammatica da una discussione che pone al centro il futuro di questa amministrazione legandola a quello che è successo negli anni, noi non possiamo non verificare che la matrice di tutto quello che sta accadendo risale a qualche anno fa. Ora io non ti so neanche dire esattamente quando e con chi. Però sei di lungo corso tu. Io sono di lungo corso e so quali responsabilità politiche possono esserci dietro questa deriva. E se mi consenti una divagazione dal tema, io posso anche qui, in questa sede, cominciare a mettere in discussione, e non sembra che sto divagando, l'idea che abbiamo noi di partito, tradizionalmente inteso come ancora oggi strumento in grado di rappresentare democraticamente le dinamiche della nostra società. Ma questo è vero sia per l'Italia che per il resto dell'Europa occidentalizzata, dove i partiti che noi conosciamo e che ancora agiscono con qualche piccola variante, noi ci siamo inventati le primarie, sono frutto di un'elaborazione che è dell'Ottocento, quando avevamo blocchi sociali da rappresentare molto più netti, no? Cioè, che ne so, per il Partito Comunista c'era la classe operaia, l'emancipazione del proletariato, e per la Democrazia Cristiana c'era la difesa di quella che allora si chiamava la democrazia e la libertà, l'adesione al patto, all'accordo con gli Stati Uniti, insomma c'erano i blocchi, c'erano le ideologie, c'era
un ancoraggio che ci consentiva di stare da una parte o dall'altra, perché si credeva in un'idea di società piuttosto che in un'altra. E quindi i partiti erano strumento di quella roba, ma erano il luogo dove si decidevano i destini collettivi. Oggi i partiti sono diventati per lo più il luogo dove si decidono i destini personali. Ed è per questo che, secondo me, è stato possibile che a Roma e in altre città di questo paese, e se andiamo a vedere è un costume abbastanza diffuso, certo che se succede a Roma succede alla capitale del paese e quindi c'è un clamore, una rilevanza straordinaria, però che sia diventato costume un malaffare, una corruzione che è penetrata dentro le pieghe sia dei partiti che della società, di cui i partiti sono espressione, perché i partiti mica sono organi assoluti che te li manda qualcun altro, cioè i partiti alla fine sono espressione che la società esprime. Quindi se noi non recuperiamo, o forse non individuiamo un'idea di partito diversa da quella che conosciamo, probabilmente hai voglia a mettere in giunta assessori alla legalità, hai voglia a chiamare le persone più integerrime. C'è un tema di fondo che noi non stiamo affrontando, e questo però è un tema che non può essere sicuramente sviscerato in una trasmissione come questa, o comunque merita e meriterebbe ben altri approfondimenti. Ma alcuni grandi, importanti studiosi lo stanno facendo. Però è questa un po' la questione, perché la differenza da oggi e quello che è successo con Mani Pulite è che lì per lo più chi aveva rubato lo aveva fatto per lo più indirizzando verso i partiti di appartenenza il malloppo. Oggi tutto personale. Per chi sembra, forse, chissà, è implicato in questa roba, avviene per un, diciamo, cura delle proprie questioni. E allora come la selezioniamo la classe dirigente? Ok, io prendo prima una telefonata, perché prendiamo questa, e poi io dico, una volta c'erano le scuole di partito, Gianni, a fare queste discussioni. Adesso invece, dimostriamo che non siamo capaci di governare, perché nominiamo magistrati e generali di carabinieri. Hai capito? È cambiato questo, però questo lo devi dire a chi ne era studioso. Vabbè, noi siamo qua. Cioè, sì, purtroppo sì. Se no, si rischia di andare dietro luoghi comuni, no? No, ma io non so. La politica è tutta sporca. No, ma io questo, Gianni, io quotidianamente dico questo qua. Facciamo così, aiutiamo al qualunquismo, esatto, no, da una parte, poi no, che quelli che governano davvero e hanno davvero le leve del potere, che non si vedono, quelli infatti saranno sempre di più potenti. È certo. Però ti ho detto, noi per arrivare, sì, tu hai riscavato, ho provato a collocarla, esatto, la situazione politica. Quello che io voglio dire però, che chi comanda, non conoscendo i quartieri, non conoscendo le città, hai capito, non lo può fare. Invece, perché Marino, nessuno ha detto che è disonesto, nessuno al mondo lo dice. Dicono che è un'altra cosa, che poteva fare lo scienziato, non il sindaco di Roma. Vabbè, i romani come, quando sarà. Questo è un tempo intermedio, hai visto, uscì quando te fermi, dice tempo intermedio, poi magari arrivi ultimo, arrivi primo, che ne sai? Ti ricordi quando assessore al traffico era Walter Tocci? Mi ricordo, sì, era pure vice sindaco. Appunto, non ti ho risposto. Pronto? Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Pronto? Buonasera. Buonasera a tutti. Anche a lei. Allora, buonasera al presidente Paris, che era, sono di Magliana, presidente Paris, della sezione di Via Vaiano. Evviva! E le vogliamo tutti molto bene, e siamo fieri di, pensavamo di essere onesti, e soffriamo molto quelli che, per questa cosa. Però io penso che perché vogliono mandare via Marino quando non ha finito di fare pulizia? Prima si facesse la pulizia e poi si vedrà. Allora io a Magliana Marino l'ho visto 3 o 4 volte, è venuto a vedere i cassonetti, ci sono i netturbini tutti i giorni. Allora
E chissà che dicono, qua non se ne esce perché spazzano e subito gli è sporco, un po' perché vabbè c'è un sacco quelli che frugano, la gente che c'è tanta pure maleducata. E vabbè, e allora io prima non avevo visti mai i sindaci alla Maiana, solo il presidente Paris che è tanto carino e sempre cordiale con tutti. Sì. Allora, ci fa soffrire, pure questa questione ci fa soffrire. Grazie signora. Grazie, allora, grazie. Facciano fare prima pulizia in municipio. È chiaro quello che voleva dire, signora, chiarissimo. Grazie. Grazie, e soprattutto la devo ringraziare a Paris per i complimenti. Una dichiarazione d'amore. Un'altra, pronto? 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 Prego, buongiorno. Pronto? La sentiamo, prego. Buongiorno, sono... Sì, volevo intanto salutare Gianni Paris, un mio vecchio amico. Oh, tutti saranno. Ciao, buongiorno, non ho capito. Bene. Ciao Pino. Ah, ciao Pino, ciao. Come no? Senti, volevo farti una domanda inerente alla trasmissione sul decentramento amministrativo. Vada. Dunque, no, il decentramento va inteso perché Roma, essendo estremamente enorme, c'è difficoltà a intervenire, ma l'accorpamento dei municipi, ad esempio, che noi il più piccolo municipio che avevamo era più o meno come Firenze, avendo fatto l'accorpamento, non credi che sia un controsenso in questo, in questo discorso? Io avrei preferito per esempio che i municipi fossero stati anzi di più per poter avere un maggiore controllo sul territorio. Poi è chiaro che andiamo sempre a discorso che ho fatto inizialmente te e che condivido in pieno, che ormai la politica influisce poco e che ognuno che viene eletto si sente un ragioniere e non esprime proprio più niente. Ecco, ma la domanda è quella se non era il caso di non ampliare i municipi. Un grande abbraccio. Grazie. A te un abbraccio forte. Forse bisognerebbe chiederlo ai rappresentanti del Parlamento della Lega quando insistettero proprio invece sulla riduzione. Risparmiare. Che questi sono i tipici però, risparmi. Il tema è importante. Sì, per carità. Allora io partirei proprio da questo, Paris, no? Perché... Sì. Da questo connubio che c'è nelle tue due responsabilità, no? Quella di delegato nell'area metropolitana alla pianificazione strategica e territoriale e bilancio, insieme al discorso di presidente della commissione di Roma Capitale, come si uniscono questi due momenti proprio rispetto all'ipotesi di dare maggiori poteri ai municipi? Ma si uniscono, devo dire, e fortunatamente molto bene, nel senso che la vera novità di questi tempi è quella che ha dato vita alla città metropolitana, no? Avrete saputo e capito che al posto delle province e soprattutto la provincia di Roma adesso c'è la città metropolitana. Ecco, la nascita della città metropolitana può rappresentare una grande opportunità affinché i municipi possano diventare quell'entità amministrativa definita che nell'allora, nell'assetto che c'era fino a quando ero presidente io, non era possibile fare. Perché? Perché la città metropolitana, abbiamo scritto nello statuto, e la legge Delrio che ha fatto nascere città metropolitana prevede, che in tre casi in Italia, cioè Roma, Napoli e Milano, laddove l'articolazione istituzionale, cioè la divisione della città in unità amministrative definite, veda un progressivo aumento delle autonomie amministrative, si possa addivenire ad una diversa organizzazione del territorio. E allora, proprio per questo, io penso che quelle battaglie che abbiamo fatto fino a un po' di tempo fa sono battaglie che hanno fatto il loro tempo, appunto, e cioè il decentramento è un termine che indica lo spostamento di poteri da un luogo a un altro, normalmente dall'alto verso il basso. E però non ho speranze che anche con un decentramento spinto questa città possa funzionare meglio, perché il vero asilo fa vivere meglio i cittadini,
non è che la distribuzione dei poteri a me affascini, no? Cioè, mi interessa fare in modo che il governo di un'area vasta come quella della città metropolitana di Roma e della città di Roma possa avvalersi di un'organizzazione in grado di far vivere meglio chi vive alla Magliana, a Piana del Sole, piuttosto che a Garbatella o a Torpignattara. E questo è possibile grazie alla nascita della città metropolitana, per cui il decentramento, ormai abbiamo visto che col termine decentramento, a legislazione invariata di allora, si è fatto quello che si poteva fare. Si poteva fare molto di più, però si è fatto quello che, insomma, onestamente, i vari governi della città hanno consentito di fare. C'è stata una buona squadra di rappresentanti locali che ha fatto battaglie importantissime, però l'orizzonte che offriva quell'assetto lì è di corto respiro. Con la città metropolitana i municipi possono diventare comuni, veri e propri comuni urbani all'interno della città metropolitana, e insieme agli altri 120 comuni della città, dell'allora provincia e dell'attuale città metropolitana, svolgere un ruolo diretto di governo del territorio. È per questo che è importante che questo processo vada avanti, perché solo se noi garantiamo ai territori un governo vicino ai bisogni e alle necessità, e che sia in grado di dare risposte tempestive, allora forse a Roma e nella città metropolitana si potrà vivere meglio. Anch'io ero contrario al fatto che si riducessero i municipi, caro Pino, proprio per quello che dicevamo, e cioè Roma è una città molto complessa, è una città enorme, e se tu riduci i luoghi di governo è chiaro che la governi meno bene, ma soprattutto perché vai dietro una deriva che è quella che tra l'altro ha fatto sì anche che venissero messe in discussione le province, e cioè che meno luoghi di governo ci sono, meno luoghi di rappresentanza della democrazia ci sono, e più si risparmia, come se la questione fosse fare cassa o non fare cassa, certo, con il bene dei cittadini. Però, e quindi 15 invece di 19 non va bene, forse ce ne volevano 25 o 30, però è anche vero che questo assetto qui oggi ci consente davvero di puntare su territori e su governi locali che a pieno titolo, perché come dicevi tu, non ce n'è nessuno che sta sotto le 150.000 unità oggi rappresentate di cittadini, e queste 150.000 unità sono i comuni più grandi dell'attuale provincia, perché Guidonia, che oltre Roma è la città più grande della provincia di Roma, c'ha 90.000 abitanti, e quindi già oggi con 150, e poi ce ne sono quelli che arrivano a 270, quindi sono situazioni quasi mostra, a pieno titolo devono avere piena legittimità nel governo del territorio, perché solo così si può avere non solo un buon governo, ma anche una selezione di classe dirigente più adeguata. Perché se tu riesci a far capire meglio all'elettore di chi sono i meriti e i demeriti, se le cose vanno bene o se le cose vanno male nel tuo territorio, poi quando c'è la votazione riesci a distinguere se tu vuoi votare Marino perché è stato bravo, o non premiare Catarci perché non è stato bravo, o il contrario, lo puoi fare con maggiori elementi di giudizio. Questo insomma i telefoni, sì. Poi chiamerò in causa Catarci. Per quale motivo? Una delle battute che vanno di moda in queste ore, Catarci, è che il comune di Roma ha messo a disposizione di tutti i municipi 1 milione. Sembra che questi milioni però poi siano stati girati a Buzzi. Se mi fai un momentino di chiarezza, capito? Perché la gente lo chiede, capito? Alla signora della Magliana che tutto va bene, madama la marchesa, alla Magliana non va niente bene. Allora, è innamorata di Gianni, Ho capito, ma quello io glielo consento, però hai capito, poi mi chiamano a me perché sono rientrato trasmesso dalla Magliana, ma che sta di? Là c'è due buche e un se circola e tutto quanto. Hai capito? Non è... ha detto andava bene. Oh. Ah, meno male. Andava bene quando si era messo. Stato sempre chiaro, bravo. Veloce, un grande presidente. Sì, ho capito, ma la Magliana ci sono venuto io, però qualche settimana fa, e ho visto che casino che c'è alla Magliana. E forse la signora non sa che le case sono state costruite 40 anni fa sotto fiume.
Hai capito? Con le infiltrazioni e l'acqua che ancora non si. Viale Marchini, Viale Marconi, non lo so da quale parte là, non lo sa la signora, capito? Però, Gianni non era nato all'epoca. Non era nato, però Gianni non era nato, però non ha pagato le conseguenze. Pronto? Pronto, via la telefonata. Caduta. Ecco, è caduta. Allora, ci abbiamo il servizio. Bene, allora, Paris. Quando sì. Vuoi c'è il servizio pronto, Ivano. Sì, ma non mi interessa il servizio. Ho fatto una domanda a sapere il milione che hanno i municipi che ci hanno fatto. Allora, e come hanno fatto ad arrivare a Buzzi? Allora, la domanda mi permette di darti la risposta e di aggiungerci un pezzo, se mi dai due minuti. Vai, tutto quello uno, che vuoi. Il milione di euro che cos'era? Era il ritorno del piano investimenti, cioè di una parte di bilancio che dal 2008 i municipi non hanno più, dal 2010 non hanno più avuto. Bene. Erano opere straordinarie, manutenzioni straordinarie o nuove opere, per una cifra irrisoria, perché un milione per fare una nuova opera te se lo prende tutto, però simbolicamente per noi era importante. Per fare marciapiede come ha fatto te. Dico, simbolicamente era importante, no? Non erano 3, 4, 5 come dovevano essere, ma andava bene un milione. Ognuno di noi l'ha già portato in consiglio e ci ha discusso per approvarlo. Per esempio, nel mio municipio abbiamo deciso che non andava tutto sulla manutenzione delle strade per fare i marciapiedi, come dici tu, ma abbiamo lasciato 250.000 euro sulla manutenzione delle strade e abbiamo spostato 750.000 euro sulla manutenzione delle scuole, che in questo momento ci preoccupa di più. Per una valutazione. Con le strisce pedonali loro non possono passare i disabili. Quelli sono l'ordinaria, questi sono lavori straordinari. Ma grandi quello lavori. Non ho fatto né uno né l'altro. Quelli sono, quella è la straordinaria e l'ordinaria, lì che è in sofferenza, ma è un'altra cosa. Questo milione di euro, uno per municipio, che doveva già essere reso disponibile, poi per di più è in conto capitale, quindi è più difficile da gestire, di fatto un mese fa l'assessore al bilancio ci ha detto che non c'è. Cioè che noi abbiamo approvato un bilancio e che in realtà abbiamo, ci siamo presi in giro da soli, neanche abbiamo preso in giro i cittadini. Ci ha detto che questo milione di euro non è disponibile. E arrivo alla al secondo pezzo, perché qual è la posizione di Sella? Ma non è la posizione solo di Sella, io credo, è persino quella di Renzi per certi versi. Qual è la posizione? Che a Roma serve un altro passo della Giunta Marino e Sella gli dice che se proviamo a fare un altro passo noi ci siamo, se continuiamo a replicare quello che abbiamo fatto in questi ultimi mesi non ci siamo, perché non basta il dato morale, serve governare la città. E abbiamo sintetizzato in un'espressione tecnologica, abbiamo detto serve un Marino 2.0, cioè un nuovo corso in cui si prova a cambiare la città con la città, con la sua anima popolare, non contro. Cioè non ci piace l'idea, che sembra essere in voga da un po' di mesi, che c'è una sorta di riformismo senza popolo, si direbbe con un'espressione un po' vetero. Cioè che comunque si decide qualcosa in Campidoglio e poi la si impone. La si impone ai dipendenti pubblici per un verso, la si impone ai sindacati per un altro verso, la si impone a pezzi di movimenti e espressioni sociali per un altro verso. Non la si impone perché non ci si parla proprio con l'università e col mondo della cultura, ma a Roma è un grave handicap, e via dicendo. Quindi il primo elemento del Marino 2.0, che per noi non significa cambiare 1, 2, 3, 10 assessori, non è quella, è l'approccio, è la strategia. Il primo elemento è riconciliazione con la città. Se non troviamo la connessione con l'anima popolare di questa città, hai voglia a combattere con i poteri forti? E quali sono le truppe? Come si fa a combattere Cerroni? Perché dico Cerroni perché su quel lato è stato aperto bene il fronte, no? Con la chiusura di Malagrotta. Se non hai dietro di te la città che è convinta che stai facendo un lavoro discreto e ti dà i carri armati per poter fare questa guerra. Quindi primo, riconciliazione con la città. Secondo elemento per avere questa riconciliazione è un po' di manutenzione urbana. E l'abbiamo detto anche con degli esempi spiccioli, va bene controllare le gare del verde, va bene bloccare quelle che sono in odor di impicci, di buzzi e via dicendo, e che quindi devono essere, però intanto dobbiamo tagliare l'erba. Non possiamo permettere che in città ogni parco abbia l'erba alta un metro e mezzo. Mi sembra che è una cosa che non chiede di rifare tutti i parchi pubblici di Roma, però dobbiamo impedire che le zecche... Scusa, qual è la giustificazione di aver tolto i soldi ai municipi? No, aspetta, ci arrivo. La giustificazione dei soldi ai municipi è che non ci sono i soldi.
semplicemente che c'è, nei buchi di bilancio che vengono scoperti uno dietro l'altro, l'ultimo anche ieri, Gianni c'è qualcosa, questa dimensione. Però poi penso che anche Gianni dirà qualcosa. Il terzo elemento, a nostro avviso importante per ripartire, è quello che riguarda la, l'utilizzo dei soldi che faremo col patrimonio. È avviata la vendita del patrimonio, bene o male, ci è piaciuto o non ci è piaciuto quello che è stato fatto. I primi soldi, i primi 90 milioni che devono entrare a Roma, non possono andare genericamente al Giubileo o a qualche altra cosa. I primi 90 milioni devono andare all'emergenza abitativa, che è il dramma più grande che questa città vive. E poi discutiamo su come metterli meglio a frutto per l'emergenza abitativa, ma devono avere un titolo chiaro che parla alla città in sofferenza. Poi non sono 90, sono 80 e 10, ci dobbiamo fare un'altra cosa perché è importante farcela. Discutiamone. Ecco, per noi è questo, cambiare, la, cambiare l'atteggiamento verso la città. Non c'è una giunta sul piedistallo e una città che deve essere convinta di tutto. Però, la dico però con un esempio concreto. Ieri il Ministero dell'Economia ha detto: dovete tagliare i salari, dovete togliere gli ultimi elementi, perché anche la revisione del salario accessorio dei dipendenti non va bene. Significherebbe dire che a stipendi da 1.200 a 1.600 gli va a togliere 200, 150, 250 euro l'uno, e quindi li butti nella soglia di povertà praticamente. Noi su questo, e concludo, noi su questo dobbiamo dire che non ci stiamo, ma lo deve dire per primo il vice sindaco che c'ha la delega, il mio, di Sella, e il sindaco, e poi tutti noi con loro. Roma non può essere trattata però, così, scusate, non è possibile. Chiunque abbia approvato il bilancio ha approvato una situazione nella quale c'era un piano di rientro del Salva Roma che vi consentiva di farlo in 3 anni. Perché è stato fatto in un anno solo? Perché è stata una follia, apposta, apposta, apposta è stata una follia. Scusa, Paris non fa da tamburo. No, no, perché infatti, però approvare il bilancio era necessario. Andrea, perché... Andrea, io vorrei che Gianni, dato che è consigliere comunale, ci può aiutare a uscire dal porto delle nebbie. Una telefonata a Gianni e poi a te. Pronto? Buonasera a tutti. A vedo stasera che Catarci è pessimista, però in compenso abbiamo Paris che è veramente ottimista. Io spero che risolvano al comune, possano risolvere tutte le situazioni di Roma. Noi cittadini, specialmente noi della zona di Porta Portese, possiamo stare tranquilli. Ecco, mi dice quello che è successo a Porta Portese. No, mi manca Cristina oggi, lo so, e mi dispiace che non è venuta. La Maltese. Vabbè, ma guarda, ci sono due, un consigliere comunale che conosce benissimo Porta Portese. Ivano, volevo domandare proprio a Paris una cosa: se mi può controllare e poi far sapere a questa emittente il problema di chi ha fatto, chi ha vinto la gara per i marciapiedi con un ribasso del 44%. Qui qualcuno ha sbagliato, allora chiedo a Paris di far sapere chi ha sbagliato, se quelli del comune o quelli o qualche altro impiccio, che ne so io. Qualcuno ha sbagliato. Manifesta, scusa Umberto, Umberto scusa, ma le gomme in mezzo alla strada, il blocco delle strade, la demolizione delle baracche, che dici tu? Che vuoi dire? È una cosa vergognosa, dai, va, ormai è una battaglia che te, io e te conduciamo da 35 anni e non si risolve. Le cose vanno sempre peggio, guarda, non ne la faccio che ne più. So io? Sto andando al manicomio. Sto chiedendo. Vabbè. Umberto, Gianni ti risponderà subito, l'altra telefonata e poi Paris. Pronto? 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 Buonasera. Il signor Sell? Eccolo. Buonasera. Buonasera a tutti quanti. Senta, io sono anni che l'ascolto, che quando sono a casa la seguo sempre. Però è ora da finirla. Tutte queste promesse, tutti questi sbagli, che non è quello, non è quell'altro, giocano tutti a ping pong. Fatto sta, io sto sulla zona di San Basilio, nella zona nuova. L'immondizia non la vengono mai a raccogliere, secchioni sempre pieni, puzzolenti, che non si può neanche avvicinare. Poi ho una strada nel confronto della casa, che è una strada chiusa perché ci stava una volta il campo sportivo.
Lì tante volte, 4 mesi fa, è passata la macchinetta che puliva il marciapiede, però in fondo non è andata a pulire e nessuno è sceso per andare a cogliere. Lì ci stanno siringhe, ci stanno bottiglie, vanno a scaricare l'immondizia, vanno a scaricare. Lì non scende nessuno. E dalle finestre questo si vede. Giocano tutti a ping pong, tanto noi paghiamo le tasse. Signora, tutto qui, certo. Guardi. Buche sopra buche che non si può camminare. Se esci di sera hai paura pure che ritorni a casa, invece da tornare a casa vai all'ospedale. Signora, cerco l'aiuto di Gianni Paris, perché guardi, non è lei che non ci sta più capendo niente a quello che succede, ma neanche noi. Nessuno. Guardi, perché allora Renzi taglia. Perché siamo in crisi economica, taglia i fondi ai comuni, alle regioni, a tutto quanto. Le opposizioni chiedono che venga dato tutto in cambio di niente. I comuni sono strozzati, non si sa, ormai non si capisce più niente di quello che sta succedendo. Io chiedo aiuto, a chi? Gianni, ti passo la palla a te, perché quella dei problemi dei municipi, ma questa è la battaglia che sto facendo io, dare i soldi ai municipi, che sono quelli che hanno il primo impatto con la città, che conoscono la città, Gianni. No, è chiaro che fatta te cadarci questa in una... ma mi sembra che la gente gliene frega niente. In una situazione di crisi, di carenza di disponibilità economiche e finanziarie, come in ogni, penso, ambito familiare o di azienda, bisogna fare molta, ma molta più attenzione a come si governano queste finanze e soprattutto che non si sprechino risorse, perché non ce lo possiamo permettere. Quindi in una situazione di vacche grasse, se qualcosa andava, no, in opere non del tutto utili o comunque... non urgenti, ma oggi se si spreca anche un euro diventa delittuoso. È per questo che, come dicevo prima, se noi attuiamo davvero quel pezzo di decentramento e se noi portiamo a casa la riforma completa, molto probabilmente faremo in modo che si sprecano anche molto meno risorse, perché in un percorso di soluzione di un problema, se la distanza è tanta, cioè dal Dipartimento al Campidoglio fino a via Portuense di Porta Portese, magari le possibilità che quei fondi vengano spesi male sono più alte che se a intervenire il municipio, che non solo conosce meglio il problema, ma c'ha una pressione popolare e sociale molto più alta di quella che si può subire in un assessorato. Cioè il municipio non te puoi sbagliare, non c'è filtro. Non è che il municipio, se te sbagli, te beccano. Quindi, o perché sei bravo, o perché devi esserlo più bravo, i soldi, le risorse le devi spendere bene, perché c'hai un controllo sociale molto più attento, molto più vicino al luogo del governo e della soluzione del problema. E com'è possibile che si sia accettato un ribasso del 44% per i marciapiedi di Porta Portese, si parlasse dei marciapiedi di Porta Portese? È perché è possibile, la legge lo consente. Perché io ho assistito da presidente e anche so che ci sono ribassi anche superiori al 44%. Però lì l'amministrazione perché può la intervenire legge... che c'è un'offerta anomala e non la giudica. Cioè... Se l'offerta risulta anomala... Gianni, ma tante offerte al 44% Gianni, sono assolutamente nella norma. Mi fai dire una cosa? Io sto cercando di mettere insieme un'inchiesta dove un'azienda pubblica, io ci rischio che dico il nome, prima che io dica il nome devo accertare certe cose, che ha fatto un servizio per la pubblica amministrazione. Dal Parlamento al Comune, passando in tutte le parti. Passando per i ministeri, per molti enti. Per tutti gli enti. E ha fatto un'offerta, dico io, a 1 milione. Dico una cifra X.
e gli è stata aggiudicata, questo nel passato. In questi giorni ha fatto la stessa offerta al 50% di ribasso. Con lo stesso servizio. Allora, io dico, hai capito Gianni, ma non è che ho parlato... Che è cambiato il funzionario però. Hai capito? Gianni, io sto chiedendo, ho chiamato un paio di persone che le ritenevo responsabili. Io... No, io non l'ho conosciuto, dato che c'ho però una persona qua che si ricordava che era stata fatta una lettera, ho detto, ma scusa, questa la conosci? Chiedo una risposta, ma con un'interrogazione parlamentare, Gianni, ma che ha coinvolto dal Parlamento a tutte le istituzioni d'Italia. E non dico ancora il nome, perché mi si deve spiegare chi ha assegnato quella gara al 100% e chi l'ha avuta assegnata con lo sconto del 50%. E la incontriamo in tutti i siti, perché questo fa tutto per tutti. E appena sono arrivato a Dama, Gianni, me ne sto occupando personalmente, farò nome e cognome. Ma chiedere a chi l'ha assegnata, a qualche questore della Camera, così arrivo in alto, o a qualche presidente di regione, o a qualche sindaco, che cosa, perché, e chi è questo funzionario che fortunatamente qualcuno ha escluso dalla gara. Prendo Cadarci, hai sentito bene? Come no? No, tu non senti niente. Ci sento poco, ma... No, ma capito, perché quando vi dirò il nome, e dopo ve lo dico il nome... Ha già fatto l'inchiesta, ha detto che dovevi accertare... No, io ha detto accertato. Che non lo dovevi dire. No, io accertato. No, lo dico, privato. Infatti. Ah, ce lo dici privato, ah, ecco. No, non lo rendo pubblico, hai capito? Okay. Poi lo renderò pubblico. Ma chiedo spiegazioni però, hai capito? Certo. Ma a tutti i livelli. E dato che so che siete due giovani, che mi potete aiutare a chiedere anche voi delle spiegazioni, mi date una non mano. Non siamo giovani, ma ti aiutiamo. Soprattutto Andrea. Vabbè, io sono giovane, Gianni. Due telefonate e poi loro, gli ospiti, guarda. Volevo mandare quel filmato che lo voglio mandare su, è una battaglia che è durata con Giussi Costusi si diceva che sta in ospedale chi, lei? Sì. Costusi sta facendo un piccolo intervento banale ma nulla di preoccupante, ecco, allora non gli facciamo gli auguri tutti quanti, ma è una battaglia che abbiamo fatto noi nel territorio. Pronto? Sì, poi lo spot pubblicitario, due telefonate. Pronto? Pronto? Aiutatemi però. Pronto? Sì, pronto. Buonasera. È in onda. Va bene, dottor Cerri, i suoi ospiti. È lei. Sì. Molto sì, ma dal cellulare è sciocca, ma no, ho un telefono fisso a casa, perciò no. E allora parli. Allora, ma ci possiamo mai preoccupare per quanto riguarda gli extracomunitari che stanno venendo a Roma? Io abito a Roma, perciò parlo di Roma. Stazione Tiburtina o stazione Termini oppure non so dove. Allora ci preoccupiamo che la Croce Rossa non ha soldi, così mi ricordo qualche tempo fa, la Caritas è in default. Delle persone che vivono a Roma ci sono 42 famiglie che vivono in macchina
che nessuno gli dà nulla. La domanda è questa, molto stupida e semplice. Posso mai preoccupare da dare un piatto di pasta a un extracomunitario che non è neanche della mia città, perché poi divento al 50%, io sono da Bosco e da Riviera, perciò si figuri, però dico, ma ci preoccupiamo di chi vive a Roma? Cioè, vogliamo dire a questi signori che sono nelle circoscrizioni, così loro si definiscono presidenti di questo municipio, perché può essere Catarci che comanda a Totte, uno che, alta, che sta al terzo, quello che sta al primo, ma ci vogliamo preoccupare del romano o mi devo preoccupare dell'ex comunitario che sto vedendo lo schifo da 8 giorni, che gli passano il mangiare? Noi abbiamo una famiglia sotto casa, non dico dove perché sennò farei pubblicità, ma ci rendiamo conto di che parliamo? Cioè, ci rendiamo conto che stiamo ancora parlando di cose che non servono? Cioè, noi, loro, non ci appartengono. Vogliamo parlare, perché se continuate a parlare così, fate vedere che veramente c'è mafia sotto, ma non è mafia capitale, è mafia nazionale. È questo che dobbiamo far capire al cittadino. Se un romano ha un problema e domani mattina va in circoscrizione e chiedere 100 euro, non al giorno, al mese, Catarci, non al giorno, al mese, ma gliele volete dare? Grazie, giù l'amplificazione. Questa voce, chiedo io l'abbassamento, lei la conosco bene perché mi telefona spesso, parliamo due linguaggi diversi, ha capito? Sono i servizi sociali, ma lei deve prima fare una cultura di servizi sociali e poi parlare e dire quello che ha detto lei, d'accordo? Perché forse non c'ha i 100 euro che gli dà il municipio, ma c'ha i soldi per usare il cellulare, vero? E non voglio dare altre risposte, no, perché mi scompone, perché non accetto quel tipo di dialogo che lei sta facendo. Se la regia è pronto, il filmato su Via Genzano, mi sembra. Via Genzano, sì. Siamo a Via Genzano a Roma, dove qualche tempo fa, oramai possiamo dire oltre 2 anni fa, si era aperta una voragine in questa strada con tutta una serie di problematiche che noi abbiamo raccontato spesso nelle nostre trasmissioni, che riguardavano il commercio, la viabilità della zona e quant'altro. Finalmente oggi si rinaugura questa strada, si rimette in assetto forse anche un'attività commerciale che ha sofferto molto in questi anni. Signor Romolo, che è stato tra quelli che per primi hanno denunciato questa vicenda, l'hanno denunciata a noi, alle autorità, quanta sofferenza è tantissimo, voi la crisi, voi anche la strada chiusa, noi sono 2 anni e 2 mesi che siamo veramente qui, tasse niente, non ce l'hanno abolite, niente, continuiamo a pagare, noi stiamo durando, abbiamo fatto perché sarebbe una sconfitta nostra perdere appunto queste attività, adesso finalmente tramite voi e anche un altro emittente, Roma 1, anzi saluto anche Bozzi, Andrea, ci avete supportato per fare un po', come diciamo, sollecitare le cose e finalmente ci siamo riusciti. Il problema esisteva perché effettivamente qui sotto ci stavano delle cavità, c'è stata anche una fogna a 8 metri, chissà da quanti anni perdeva. E il problema c'è stava, tant'è vero che ci sono volute 110 bedoniere di questo materiale che si chiama Geomix, da cui è stato tutto riparato e finalmente adesso abbiamo risolto. La speranza che adesso riprenda anche un po' l'attività commerciale. Speriamo, guardi, non tanto per noi, perché noi ormai abbiamo dato, ma per i nostri figli, per i nostri nipoti, speriamo che riparte tutto quanto. Io non voglio mettere in croce nessuno, nessun politico, neanche Marino. Qui c'è stato anche un ragazzo di zona che ci ha aiutato, anzi io mi auguro che ne uscirà
pulito alla grande, un bravo ragazzo, io lo conosco, poi quello che c'è sotto da piccolo, e ci ha dato una bella mano anche lui. Speriamo che riparta tutto. E chi viene, come io mi auguro che si continua con questa, diciamo, anche Marino, nuovi assessori, quello, da ripartire alla grande per Roma. Ecco, solo per, noi siamo romani, ci siamo nati, cresciuti, vogliamo una Roma diversa, come era 30 anni fa. Ecco, questo qui. Bene, quindi oggi inaugurazione, inaugurazione della strada, e speriamo che sia il riavvio anche delle attività commerciali, di una maggiore presenza anche di pubblico. Speriamo, speriamo, perché noi continuiamo a pagare tasse, tutto quanto, speriamo, perché poi l'economia nostra si regge qui, ma tutta l'Italia, questo poi ne vale per tutti quanti. Speriamo che le cose si fanno bene. Bene. Se, ecco, abbiamo mandato un acconto del servizio realizzato da Fabrizio, non lo voglio mandare perché è troppo lungo, perché vorrei parlare però con quei contestatori che hanno fatto quello che fanno, ma sappiamo nome e cognome, a noi ci interessa la città. Prendiamo due telefonate subito dopo lo spot pubblicitario, se non mi contestano la pubblicità. Pronto? Buonasera. Senta, più che Ignazio Marino, noi abbiamo il sindaco Ignaro Marino. Vede, va, Marino prende i magistrati, tutte le persone alla legalità, poi quando va a togliere il presidente dell'AMA lo sostituisce con uno che viene dalla Sicilia, che aveva già un procedimento a carico proprio per danni contro l'ambiente. Lo sblocca, vede, abbiamo i parchi pieni di erba. Nello sblocca Italia, che adesso fa un anno, c'è scritto che i comuni possono dare in gestione ai cittadini che ne fanno richiesta le pulizie delle aree verdi, e i comuni possono dare a questi cittadini, possono fare a questi cittadini uno sgravio. Signora, la ringrazio, abbiamo capito il messaggio, però guardi, siamo fuori tempo massimo. La ringrazio, però faremo cadarci e Gianni Paris daranno una risposta esauriente. L'altra telefonata rapida, per favore. Pronto? Rapido, allora le chiedo solamente quello che vuole. Di chiederle solamente di farci sapere chi erano i contestatori, con la griffe politica, perché è molto importante. Perché così se può capire tante cose. Allora, bene, guardi, vabbè, dato che il capo dei contestatori sta nelle patrie galere, non lo posso dire. Grazie. La telefonata e lo spot pubblicitario. Pronto? Pronto? Sì. Buonasera Ivano, buonasera a tutti. Ciao Ivana, rapidissima. Rapidissima, voglio dire a Paris una cosa sola. Oh. Atle, vai Ivana, vai. Sconi, sta proprio nel degrado, stamattina mi sono sentita male, sono andata a fare l'analisi, mi hanno trattato come un animale, guarda. Ma chi? Poi gli voglio dire a Paris, ma come ha lasciato la Magliana lui? Vabbè, ma chi è che ti ha trattato male? Il ragazzo che stava lì allo sportello. Dove? Il ragazzo che stava allo sportello. Dove? Quale? All'Asle, Roma D, alla Magliana. Via, ecco, Chiesa, allora Magliana. Dopo telefonami e dimmi l'ora e poi troverò chi sta alla Roma D. D'accordo? Ciao Ivana. Spot pubblicitario. Sky.
un fiore tra i fiori. Sboccia nel cuore dell'Appia antica la flora vivaistica del Lazio. Non solo verde, ma anche profumi, aromi e sapori. Venite a trovarci in via Appia Antica 172. Con il tuo 5 per 1000 aiuta la Fondazione Silvana Paolini Angelucci. Sulla tua dichiarazione dei redditi nello spazio riservato alle Onlus devi scrivere il seguente numero di riferimento 97368390585. La Fondazione Silvana Paolini Angelucci nel corso degli anni e in molte parti del mondo ha realizzato diverse strutture sanitarie, in Congo un centro trasfusionale, così come ha finanziato l'intervento di medici di chirurgia plastica per le malformazioni facciali dei più piccoli. In Ruanda ha costruito una scuola per 1500 alunni e un villaggio di case famiglie per 150 fanciulli abbandonati. In Camerun ha consentito il diritto allo studio di 300 bambini. A Cuba sostiene un centro per la riabilitazione per piccoli disabili. Sostiene inoltre artisti professionisti che alleviano i pazienti negli ospedali pediatrici. In Malawi, nei prossimi due anni, l'impegno sarà rivolto allo studio sulla trasmissione HIV tra madre e figlio. Con il tuo 5 per 1000 sostieni la Fondazione Silvana Paolini Angelucci. Vale la pena. Allora, la telefonata e poi andrei a Catarci. Pronto? No, Ivano, buongiorno Mastro Rosato, buongiorno ai signori presenti. Buongiorno. Tanto Mastro Rosato fa sempre come gli pare, e poi niente. Senta, ma che c'entra voi Mastro avete Rosato? Due sto io. Vai, Franco. Volevo dire... sono abbastanza cioè è gente abbastanza potente, non capisco, criticano tutti, no certo del loro partito, il sindaco, quando noi avevamo questi presidenti dei municipi che sono 10 anni che conoscono tutta Roma, non ho capito perché il partito che doveva essere non ha messo queste persone come sindaco. Io voglio capire perché questa è proprio l'ignoranza, capito? Non riesco a capirlo. Ci abbiamo Paris, ci avevamo Caracci, ci avevamo Montino che è un po' antipatica a qualcuno, però non è giusto. Questi sono i sindaci, quelli che conoscono Roma, no? Andranno preso quel sindaco. O criticano tutti. E allora potevano farceli, no? Noi ce l'abbiamo i sindaci, i presidenti, sono sindaci, figlio di Dio. E che ci viene un giro, Ivano, ci prendono in vino. E poi l'assistenza per i poveri non c'è, ai municipi non danno una vita. Si fanno, io sono 6 mesi che sto tribolando, non vedi niente, hai capito Ivano? Okay, ti saluto, grazie. Ciao Franco, Andrea Catarci. Ha voluto il sindaco, lui è lo sponsor di Marino. Intanto che non accetta prima... le provocazioni. Sì, io ho voluto il sindaco, l'ho votato e penso che ancora deve provare a fare il sindaco, ecco, mettiamola così, perché le sofferenze che questa città sta patendo oggi sono complicate. Tra le diversificazioni che ci devono essere rispetto a questi due anni, nel Marino 2.0 c'è pure il rapporto con i municipi, adesso Gianni Paris se l'ha inquadrato. Ma che vuol dire, scusate Andrea, che vuol dire punto 2.0? Nuovo corso. No, nuovo corso. Devi spiegare, capito? Perché sennò la gente non te capisce, capito? Un nuovo corso, una discontinuità, no, deve cambiare approccio alla città. E mentre c'è il vice sindaco? No, che... il sindaco è lui, è stato votato dai romani, su, siamo seri. Allora, la questione con i municipi è importante come l'ha inquadrata Gianni Paris nell'ottica futura, la città metropolitana, ma è importante anche nel presente perché in questi due anni non c'è stato un mettere a frutto i municipi davvero. Io non lo dico prima empiricamente e poi su un piano più politico. Empiricamente io non mi ricordo una delle tante riunioni che abbiamo fatto con sindaci o assessori in cui abbiamo individuato insieme una priorità qualunque essa fosse e che il giorno dopo abbia comportato una ricaduta completa come investimento o azione. E ne abbiamo fatte tantissime, non poche. Poi alcune cose sono irritanti. Sulla cultura c'è sempre stato detto che non c'erano soldi. I municipi zero in bilancio e poi a fine anno cultura, e poi a fine anno uscivano i soldi per fare i bandi e non era possibile perché non c'erano i soldi. Allora, qual è invece la dimensione più politica di questa dimensione? Che i municipi potevano e possono fornire non solo
una postazione importante di governo di un pezzo di città, ma anche una conoscenza del pregresso, sia perché molti hanno governato nei periodi delle giunte precedenti, sia perché i territori e i municipi sviluppano un loro sapere, una loro capacità di farsi comunità, perché in questi anni non mica si va avanti perché le risorse pubbliche sono sufficienti, si va avanti intessendo relazioni, inventando risposte creative, mettendo toppe. In questo modo si va avanti negli enti locali in generale e a Roma Capitale in particolare. Allora adesso il decentramento, che cosa rischia il decentramento? Il rapporto Campidoglio-Municipi, perché ha ragione Gianni, decentramento è una parola che non rende più la complessità, ma noi lo dicevamo da tempo, c'era bisogno di una razionalizzazione, no? Nei rapporti, nelle funzioni, nella divisione della sostanza. Allora, nella sostanza personale e risorse economiche in questi anni siamo ancora andati indietro. Ultimamente i due atti sul patrimonio, altra sostanza, sia la vendita del patrimonio, sia il riordino, la 140, siamo andati indietro nei rapporti, nell'azione invece che doveva guardare al potenziamento dei territori. Quella sul patrimonio è clamorosa, si è fatto un atto di vendita e si sono messi in vendita anche tante realtà che a norma del regolamento comunale dovevano essere date ai municipi. E poi dovevano essere i municipi che decidevano se venderle, affittarle o farci un'altra cosa. Sempre nel riordino del patrimonio, la 140 ha fatto un'altra cosa, forse anche peggiore. Allora ha detto che tutto quanto va ripreso dal Comune di Roma, in ottica, no, di legalità, di ripristino della legalità, che vanno fatti dei bandi e che bisogna stabilire anche qui un nuovo corso, se non che questo va benissimo come discorso per quanto riguarda le case di pregio date a quattro soldi, le attività commerciali date a quattro soldi, il patrimonio, quello vero. Ma quando ci si porta il ragionamento uguale e non c'è differenziazione nei municipi, e il mio direttore alla fine mi legge quell'atto e mi dice: adesso dobbiamo riprenderci gli orti urbani perché li dobbiamo mettere a bando. Gli orti urbani, cioè un posto che noi abbiamo dato ai cittadini, che era una discarica, dove spendevamo 200-300 mila euro l'anno come amministrazione per bonifiche, dove non solo non ci abbiamo fatto più niente, ma dove è nata una cosa bella sul piano sociale, ambientale, aggregativo, collettiva, con tanto di vialetti, di piazze, di spazi, 65 appezzamenti agricoli, e oggi li dovremmo riprendere per metterli a bando. Stessa cosa sul patrimonio municipale, che il più delle volte non è un patrimonio integerrimo, anzi se mandiamo prima a fare le congruità tecniche, come dice quella delibera, quel patrimonio non lo mettiamo più a bando, perché prima dovremmo trovare dei soldi per rimetterlo a posto. E noi in questi anni l'abbiamo uguale messo a bando, dicendo a chi vinceva i bandi che prima doveva riparare il tetto perché ci pioveva dentro, prima doveva rifare il pavimento perché altrimenti crollava. Lo mettevamo come condizione, ma lo mettevamo a bando. E quello era un po' il ritorno dell'amministrazione insieme alle attività sociali e culturali che venivano svolte. Questo non è più possibile. Quindi in teoria la nostra capacità di fare gestione del patrimonio viene azzerata, perché di posti già messi a posto che mettiamo a bando, almeno nel mio municipio ce ne saranno due o tre, non ce ne stanno di più. E certo cercheremo di fare, anzi faremo dei bandi specifici su questo, ma i bandi noi li abbiamo sempre fatti, eh. Sono state eccezioni, e quando erano proprio cose devastate, discariche, cose da bonificare tutto, che abbiamo fatto delle convenzioni specifiche, perché era assurdo mettere a bando chi mi vuole bonificare una discarica gratis, no? Arrivava la proposta e si sfruttava l'occasione di una proposta particolare, per il resto facevamo i bandi. Allora, su questa sostanza, mentre noi con Gianni Paris, la sua commissione, un pezzo di lavoro che partiva pure nelle nuove istituzioni della città metropolitana, mentre noi potenziavamo l'aspetto del decentramento sul piano formale degli articoli, cambiandone uno già in maniera completa, quello sulle entrate che devono restare ai municipi, definendone altri, quello sui rapporti con le aziende di servizio, il prossimo sarà quello dei rapporti sulla polizia locale, cioè aspetti vitali per potenziare davvero il municipio. Mentre noi facevamo questo lavoro, che però guarda al futuro, nel presente ci si portava indietro. E questo deve cambiare, perché la Giunta Marino non è capace ad amministrare questa città oggi, anche per
perché ha investito sul depauperamento dei municipi e non sul loro potenziamento. È un altro dei punti su cui si deve avviare un nuovo corso, perché altrimenti questa città non la si governa oggettivamente, perché è una città con tante problematiche, una metropoli vera, e dal punto di vista soggettivo, perché le soggettività pure dei singoli assessori, non perché siano più o meno brave, ma perché da sole non possono presidiare la complessità delle questioni ambiente o patrimonio o cultura che hanno di fronte in un contesto come quello romano. In merito a questo, noi di recente abbiamo assistito in giunta all'approvazione della delibera di recepimento della legge del Rio, quella appunto che si occupa delle competenze di città metropolitane e di comuni. Per i municipi nello specifico, cosa cambia, cosa si concretizza? In giunta regionale. In giunta regionale, quindi viene recepita la legge del Rio, vengono definite le competenze delle città metropolitane, si danno delle competenze specifiche ai comuni, quindi attività produttive, cultura, sport. Questo per quanto riguarda i comuni in senso lato. Per i municipi cambia qualcosa? C'è un passo verso un decentramento anche per quanto riguarda la realtà più locale oppure no? Gianni Paris lo conosce meglio di me gli aspetti. Beh, questa legge, che è la legge che è prevista dalla legge del Rio, che chiede alle regioni dove ci sono le città metropolitane di produrre un atto di riordino delle competenze delle città metropolitane e delle province, prevede per la città metropolitana di Roma proposta di redistribuzione delle competenze che adesso deve andare alla discussione della Commissione e del Consiglio regionale. Direttamente non può prevedere nulla per i municipi una legge così, però è chiaro che laddove coglie l'importanza della nascita della città metropolitana e diciamo ne intercetta le potenzialità, automaticamente, come dicevamo prima, decreta per i municipi un futuro assolutamente molto più interessante di quello di oggi. Poi devo dire che oggi questa proposta di legge ancora non è del tutto adeguata a interpretare al meglio la novità della nascita della città metropolitana, per cui c'è un dibattito anche tra Roma e la regione, tra la città metropolitana e la regione, per migliorarla questa legge. Però alla fine, quando sarà votata dalla regione, dal Consiglio regionale, si potrà avere a disposizione un quadro più chiaro delle competenze che spettano alla città di Roma, perché nella legge c'è anche la riconsiderazione di Roma Capitale, sì, in quanto comune, e della città metropolitana, per cui quando sarà votata la legge avremo un quadro molto più chiaro e nitido. Io spero e lavoreremo affinché si faccia questa riflessione con grande coraggio innovatore, perché se non ci mettiamo una grande dose di coraggio innovatore rischiamo di riprodurre sovrapposizioni, doppioni, che invece di aiutare un processo di semplificazione, come era alla base di chi ha voluto fare questa legge, invece creerà più mostri di quanti ne immaginiamo ora. Allora, una telefonata, poi vorrei chiedere a Paris e poi lasciamo anche lo spazio per accatarci. Banalizziamo al massimo, Paris, il beneficio del cittadino rispetto a questa nuova istituzione, no? Perché poi le grandi modifiche, se non diamo la sensazione che rappresentano qualche cosa che semplifica la vita del cittadino, qual è il mio beneficio di cittadino romano dentro l'area metropolitana? Credo che questa sia la risposta che poi dà anche fiducia ai cittadini rispetto a queste soluzioni che indichiamo. Pronto? Pronto? Prego. Pronto? Buongiorno signora, prego. E buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, Catacci, io non sono d'accordo con lei. Cioè, se non finiamo di dire quello, quell'altro, lei parla di Marino, sono 2 anni. Che aspettiamo? Tra 3 se ne deve andare, ma se ne è reso conto com'è a Roma? Ma non va, ma nemmeno un pezzetto d'undia a me. Qui più sta più peggio, il degrado è ancora di più. Voglio dire, dove la gente, lei dice l'ha votato, l'ho votato anch'io, però ho avuto una delusione più perché è vero che bisogna guardare da lontano tanti altri sindaci.
Ma poi io ti dico una cosa, ma vi state dimenticando che oltre ciò abbiamo l'anno santo a dicembre e qui con quello che c'è non riusciremo manco nel 2017 a metterlo a posto. Voglio dire, un'altra vergogna facciamo di fronte alle altre nazioni. Ma come si fa? Smettetela di fare sto scaricabarile che non paga più, è stato nonno, è stato zio, bisogna mettersi al tavolino. E dove... Catacci, lo dovete ammettere, è stato un fallimento mettere Marino, anche nello stesso partito suo, e per se seguitate a accusarlo, più stai più peggiore, non è inutile che lei dice lasciatelo lavorare, questo non lavora, non conosce Roma, bene. È stato lo sbaglio, l'imposizione. Grazie signore, abbiamo capito benissimo quello che dice, ci abbiamo pochi minuti, quindi facciamo concludere gli ospiti, Paris e Catacci. Ma rispetto all'ultima telefonata, io penso che una raffigurazione un po' così sintomatica può essere fatta se noi pensiamo che il lavoro di Marino è come se fosse il lavoro di una, della ristrutturazione di un appartamento. Quando noi rimettiamo a posto un appartamento c'è calcinaccio dappertutto fino a un'ora prima che rimettiamo a posto i mobili. Ecco, noi siamo nel pieno del cantiere. Quando i mobili saranno rimessi a posto, fra 3 anni vedremo se l'appartamento è più bello di prima o è peggio di prima. Detto questo, perché la legge sulla città metropolitana e la nascita della città metropolitana deve essere una grande occasione per far vivere meglio i romani e chi abita nei 121 comuni della città metropolitana? Perché la legge è nata proprio per questo, perché si è detto che le province non erano più sufficienti a far, diciamo, a dare risposte sul terreno della modernizzazione, dello slancio e della velocità con la quale si promuovono le risorse locali, come si riusciva a regolare il tema dei conflitti di come, tra i vari comuni e tra i vari enti, insomma... Era evidente ed evidentemente insufficiente la provincia a dare una risposta a quella che poi è la grande sfida, cioè come facciamo a competere con le altre grandi capitali europee sul terreno dello sviluppo, di una modernizzazione solidale, di un sistema di tutele che sia davvero conveniente ai cittadini e all'ambiente. Insomma, tutto questo aveva bisogno di una nuova governance, ma anche su come governare i flussi. Perché poi la città metropolitana negli anni si è già sistemata. E insomma, che i giovani siano andati negli anni a cercare casa alla Dispoli e poi a venire a studiare a Roma o a lavorare a Roma è un fatto già accaduto. Quello che non è accaduto è che non si è saputo intuire questo flusso e dare anche le infrastrutture, mettere a disposizione le infrastrutture necessarie affinché non producesse... La rete di servizi che verrà offerta sarà migliore rispetto... L'ambizione è questa, cioè che un governo da dare a queste trasformazioni sia un governo sia che deve recuperare il ritardo generato da un passato dove non c'era la città metropolitana, ma anche riuscire a guidare lo sviluppo e quindi a far vivere meglio quel giovane che va alla Dispoli, o forse non mandarcelo alla Dispoli, oppure se va alla Dispoli dagli un treno che funziona e un'università che sta lì vicino e un ospedale che riesce a sostenere lui e la sua famiglia lì vicino e le scuole e tutti i servizi affinché non sia costretto a venire a Roma e a faticare. È un esempio banale, però insomma per dire quanto, se gli strumenti dati alla città metropolitana verranno davvero resi tali, anche grazie alla legge regionale, chi abita in questo territorio non può che avvantaggiarsi della nascita della città metropolitana. In 30 secondi. Ma signora ha ragione, Marino è ancora il sindaco di questa città, è in carica da 2 anni, deve cambiare passo. È questo che diciamo, non diciamo che va bene così, diciamo che all'opera etico-morale va affiancata un'azione politica e amministrativa più incisiva da subito. Cambiare la città insieme alla sua anima popolare, questa è l'idea di cambio di Marino, non cambiare il sindaco. Intanto non è possibile, ma poi soprattutto non è opportuno, perché questo sindaco può ancora fare bene il sindaco di Roma. Bene, grazie a Gianni Paris e a Catarci, noi ci vediamo lunedì.